Eccoci di nuovo, come ogni settimana, qui su Radio Radicale insieme alla Fondazione CERM e il Centro Einaudi per un'altra puntata del Bandolo. Questa settimana faremo una puntata un po' di panoramica rispetto alla legge di bilancio, al ruolino di marcia sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quindi gli impegni presi e ancora da tenere a mente per il governo Meloni, nonché ovviamente cercheremo di commentare un po' sui rapporti del nostro paese con Bruxelles, con l'Europa, e riprenderemo il tema MES. C'è una folta schiera di ospiti quest'oggi, sono davvero contenta di avere qui con noi, a partire diciamo dal professor Pamolli, che ospite non è perché ormai è davvero di casa, direttore scientifico della Fondazione CERM, bentornato, economista, e buongiorno. Do il bentornata a Monica Frassoni, presidente della European Alliance to Save Energy, bentornata. Bentornata. Grazie, buongiorno, buongiorno. Bentornata anche a Camilla Conti, giornalista della Verità. Buongiorno a tutti. Ormai tendiamo a rapirla con una certa frequenza. Grazie a Dino Pesole, che è sempre una piacevole, è sempre molto piacevole averlo qui con noi, giornalista del Sole 24 Ore. Grazie, buon pomeriggio a tutti, grazie. Cosimo Pacciani, capo della ricerca di Poste, Poste Italiane, bentornato. E grazie per essere con noi nuovamente a Francesco Crespi, direttore del Centro di Ricerche del Centro Economia Digitale e professore di economia all'Università di Roma 3. Buon pomeriggio, Bentornato, professore. grazie. Buon pomeriggio. Bentornato. E allora io partirei, come sempre facciamo in questi casi, usando un po', sfruttando le doti giornalistiche di commento di Dino Pesole e di Camilla Conti per capire in che acque navighiamo, sia sul piano ovviamente principalmente della legge di bilancio che sugli impegni presi rispetto al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che insomma ha un ruolino di marcia ben definito. Cerchiamo di capire appunto come se la sta cavando in questi primi neanche 2 mesi, credo, neanche del governo di Giorgia Meloni. Dino Pesole. Sì, allora in rapida sintesi direi, per quanto riguarda la legge di bilancio, si sta andando verso un rush finale piuttosto convulso, ma era prevedibile. Il governo questa notte ha annunciato un ulteriore pacchetto di emendamenti e quindi si va verso una rapidissima approvazione del testo in commissione e poi credo a questo punto dopodomani il testo andrà al vaglio della Camera, dell'Aula, rapidissima approvazione prima di Natale, poi un passaggio al Senato subito dopo per la ratifica, quindi non ci saranno margini di correzione perché altrimenti si andrebbe all'esercizio provvisorio. Ci sono state molte novità, se volete poi le possiamo approfondire. Direi la più rilevante delle quali riguarda appunto il rapporto, la trattativa con Bruxelles, perché c'è stato un sostanziale retromarcia sul tetto al POS famoso, e devo dire che mi sembra una scelta assolutamente obbligata e doverosa, perché si tratta di un impegno che l'Italia ha assunto nel PNRR, cioè quello di incrementare il ricorso ai pagamenti digitali. Quindi la norma che era inserita nella prima versione della legge di bilancio andava in controtendenza rispetto a quello. È stato fatto osservare al governo che in tal caso ci sarebbe stato una palese inadempienza rispetto a un impegno del PNRR, che vuol dire risorse, e quindi il governo si è adeguato. Ci sarà ora una trattativa per capire se e come si possa individuare una forma di compensazione, vale a dire sul fronte delle commissioni bancarie, ma questo è tutto un po' da vedere. Poi ci sono molte altre novità che sono state introdotte dagli emendamenti. Direi che comunque l'impianto sostanziale resta. È una manovra che per gran parte è dedicata per 21 miliardi al rinnovo delle misure a sostegno delle famiglie e delle imprese sul caro energia, che vale fino a marzo, e poi si aprirà una discussione su come finanziare gli ulteriori
gli ulteriori aiuti che verranno disposti. Nel tavolo di trattativa con Bruxelles entra ed è entrato, come avete visto, a pieno titolo, la questione relativa alla ratifica, della riforma del meccanismo europeo di stabilità. Esatto. Allora, questa è una questione molto importante perché bisogna ribadire che la riforma del trattato del 2012, di quello che Famoso, una volta. ricordiamo, il famoso fondo salva stati che in questo momento è stato Esatto. approvato da tutti i paesi membri dell'Eurozone, tranne che dall'Italia. Su questo appunto c'è una sorta di... Insomma, Sì, no, il problema è che è stato approvato anche dall'Italia, anzi. sì, no, nel senso, Sì, cioè dal Parlamento, certo. polemica, ecco, su questo. Sì, questo va ricordato perché in realtà va dato merito all'ex ministro del Conte 1, Giovanni Tria, di essersi notevolmente battuto in sede di trattativa nell'Ecofin, e quando lui stesso riuscì a spuntare delle modifiche migliorative del trattato, in funzione delle quali il governo Conte 1 e poi Conte 2 diede il via libera insieme a tutti gli altri 18 paesi. La differenza è che, essendo un trattato intergovernativo, va sottoposto a ratifica parlamentare e la ratifica è intervenuta da parte di tutti i paesi tranne il nostro. Quindi Esatto. adesso si apre una panoramica che è abbastanza, politica, devo dire. Squisitamente politica, esatto, entriamo in una fase insomma molto calda. Il sol... Sì. Nella premessa, Valeria, che qui si tratta di diciamo, un dispositivo che non è detto che debba essere utilizzato. Qui si tratta di decidere se dare o meno la possibilità teorica, peraltro condivisa da tutti, tranne che da noi finora, che possa essere un giorno utilizzato. Quindi è sostanzialmente un impegno, secondo me, da onorare e una strada potrebbe essere quella di approvarla. Magari con una risoluzione in cui si dica che il governo non farà mai ricorso al MES, quindi questo potrebbe essere Sono degli una soluzione. escamotage, diciamo, da questo punto di vista. Esatto. Io mi collegherei appunto rispetto a queste ultime osservazioni di Nino Pesole, molto puntuali, con Camilla Conti, appunto per riprendere un po' gli spunti dati da Dino Pesole rispetto appunto al tema del MES, che oggi è insomma un po', chiamiamo così, la diatriba Roma-Bruxelles, e invece poi addentrarci sugli aspetti che riguardano in particolare questa legge di bilancio, almeno tutti gli elementi che finora sono noti, e poi ovviamente daremo uno sguardo in corso d'opera di questa puntata al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Camilla. Sì, diciamo che ha detto già tutto Dino, per cui non mi rimane poco da commentare, no, a parte questo. Negli ultimi 2 giorni il colpo di scena, fra virgolette, più grosso relativo alla legge di bilancio è stata quella che è stata definita da più giornali mainstream stamattina, una marcia indietro sul POS, no? Quindi all'inizio sembrava appunto dovessero scendere solo da 60 a 30 euro, invece adesso sembra che possa essere proprio cancellato dalla legge di bilancio. Va ricordato, e poi ti faccio un inciso più sul fronte della narrazione e della comunicazione, che la stessa Meloni, ma anche Lollobrigida, io mi stavo cercando prima di collegarmi alle interviste, ma vi parlo di 2 o 3 settimane fa, hanno sempre detto che quello che era importante era non toccare l'impianto, ma che dell'impianto politico, molto politico, quasi tutto politico, della manovra, il POS non faceva parte, per cui già loro avevano, diciamo, messo un po' le mani avanti dicendo: guardate, non è, se ci si deve impiccare per capirsi al tema del POS in un conflitto con l'Europa, siamo pronti a toglierlo di mezzo, e cioè non è fondamentale, ecco, non fa parte dell'impianto cruciale della manovra. Detto questo, tornando a quello che dicevo prima, cioè al fronte della narrazione, cioè, usciamo da 3 settimane in cui abbiamo parlato, cioè se tu accendevi la televisione, qualsiasi talk del pomeriggio, della sera, della mattina, tutti a parlare di POS. Abbiamo scoperto tutto sulle commissioni bancarie, le differenze, quanto costavano, quanto non costavano. Abbiamo sentito interviste, quello che va dal tabaccaio a dire: no, io non pago il POS, io pago il contante. Le varie fazioni, no, erano partite anche lì. Sembrava di essere tornati un po' ai tempi dei vax e no vax, in questo caso è POS, no POS. Era diventato un dibattito ideologico anche su quello. Devo dire, da liberale quale sono, convinta, un po' stucchevole, anche perché secondo me alla fine
la logica, cioè la sanzione vera la fa il mercato, cioè se tu vai lì e vuoi usare il POS, il tabaccaio ti dice no, il POS non lo usi, prendi, cambi negozio e vai da un'altra parte, quindi diventa un po' automatico, la sanzione è automatica sul dopo, su quello che succede quando tu decidi di fare una scelta in assoluta libertà come dovrebbe essere. Dibattito di settimane, alla fine, come vedi, è stato tolto, per cui abbiamo parlato del nulla, io da giornalista forse avrei preferito ascoltare altri. Qualcuno direbbe forse è proprio da quel dibattito che insomma qualcuno di sì ora non credo che ecco tutto il dibattito sui talk abbia portato il governo Meloni a fare marcia indietro, più che altro si tratta di una trattativa sia con l'Europa, perché chiaramente devi andare a trattare, ma anche, e l'abbiamo visto con i 3.104 emendamenti, la scrematura di questi giorni, una trattativa interna, cioè tutto un tira e molla, come sono state tutte le manovre di bilancio, tra l'altro. Tu parti con un pacchetto e quando ti arriva a casa è come la battuta, no? Tu la ordini su internet e poi a casa ti arriva un'altra cosa. La manovra un po' più o meno è così, soprattutto questa che è molto politica, quindi esce da un dibattito politico profondo. Così, come diceva Dino, il dibattito politico adesso si è spostato sul MES, che è una questione finanziaria, ma adesso anche tutta politica, non solo politica legata all'Italia, ma politica legata all'Europa. Poi io, visto che sono un po' il pulcino calimero, il pulcino nero all'interno di questa chiacchierata, vorrei capire anche che cosa ne pensano gli altri ospiti del bandolo, proprio per sciogliere un bandolo che secondo me è anche un pochino filosofico, cioè il MES... Forse non è il regolamento sbagliato, forse è anche una filosofia sbagliata, però questo io lo volevo chiedere a chi ne sa molto più di me. Cioè questo continuare a seguire un modello tedesco che punta più a ingabbiare i bilanci con il MES, come con il patto di stabilità, e capire invece che forse il male andrebbe affrontato un pochino alle origini, cioè far tornare l'Europa e quindi anche l'Italia a produrre, soprattutto in alcuni settori dove siamo decenni indietro, mi viene in mente quello dell'acciaio, ma non solo. Allora, cogliamo il tuo spunto, andiamo proprio direttamente a collegarci con Bruxelles, perché c'è lì Monica Frassoni, presidente di ASE, che certo non solo ovviamente si occupa da tanto tempo di energia rinnovabile, ambiente, eccetera, ma insomma è un'ottima osservatrice di quello che è anche l'aria che si respira appunto nelle istituzioni europee, dove è stata per molto tempo, e ovviamente ha anche lei dato un'occhiata, immagino, a questa manovra, è seguito appunto tutto il dibattito MES, non MES, eccetera, eccetera. A te la parola. Buongiorno a tutti e a tutte. Ma io volevo partire giustamente da quest'ultima osservazione che è stata fatta, per dire che il MES è uno strumento non più adatto, se mai lo fosse stato, a rispondere alla ragione per la quale era stato creato. E quindi io, anche se probabilmente non sarei d'accordo sul contenuto, diciamo così, delle proposte di modifica che poi mi saranno fatte, io ho ascoltato il ministro Tajani che ha detto delle cose anche molto razionali rispetto al MES, io direi che il problema fondamentale di aver avuto 3 settimane di discussione sul POS è anche quello di non avere avuto una discussione concreta, non solamente sul MES, ma proprio su tutta la riforma della governance finanziaria ed economica che è necessaria, e che per quanto riguarda il meccanismo europeo di stabilità aveva addirittura dal 2018 una proposta della Commissione che noi come Verde avevamo assolutamente sostenuto, e cioè il fatto di introdurre questo sistema dentro il quadro comunitario, sottoporlo alla normale procedura legislativa, maggioranza, arrivo del Parlamento, eccetera, eccetera, e renderlo in qualche modo più rispondente a quelle che sono non delle norme adottate all'unanimità secondo la logica tedesca, come veniva detto poc'anzi, ma uno strumento flessibile che potesse aiutare quella che, almeno secondo me, è comunque una transizione assolutamente fondamentale, cioè il fatto di dovere decidere quali spese sono positive e quali no, al di là del fatto che producano debito. E quindi questa è una discussione di qualità della spesa che con questi strumenti non è possibile. Il problema è possibile in un modo relativamente piccolo, e per di più nel momento in cui si smollano tutte le regole ci espone ad una specie di far west, che le norme sugli aiuti di Stato e anche, se volete,
le norme sulla governance economica avevano in qualche modo fermato, secondo una filosofia secondo me sbagliata, che deve essere riformata, ma che deve essere introdotta. Non è che chi è ricco può fare quello che gli pare e chi non lo è non lo fa. E non è che uno può cominciare ad andare in giro a costruire, adesso dico una cosa per assurdo, centrali a carbone ovunque, quando invece noi abbiamo degli obiettivi di neutralità climatica che impongono di dirigere le spese, gli investimenti entro una direzione che non è quella della neutralità tecnologica, tanto per essere chiari. Quindi io credo che, per concludere rapidamente, ci sia la possibilità e la necessità di discutere su una riforma del MES, probabilmente dopo averlo ratificato, ma questo tema ideologico per cui io non ratifico il MES perché io in realtà ho paura che mi impongano delle condizioni che non voglio accettare, credo che sia non solo superato ma profondamente sbagliato e che non partecipi al miglioramento dello strumento in quanto tale. Poi un'ultimissima notazione, in realtà le acciaierie e l'acciaio prodotto in Italia non è per niente indietro di decenni. Abbiamo una delle acciaierie più importanti, che è l'Arvedi, che ha cominciato a essere molto avanti nell'acciaio verde, e anche quelle che sono nel nord Italia sicuramente sono molto all'avanguardia. Il problema è che se continuiamo a dire a queste e ad altre aziende sì, non ti preoccupare, ti continuiamo a dare gas fino a quando tu ne hai bisogno, non le, diciamo così, non le spingiamo ad una riforma positiva anche dal punto di vista del loro modello di approvvigionamento energetico. Grazie. E allora, grazie intanto a Monica Frassoni, collegata da Bruxelles. Invece arriva il professor... Devo lasciare, ma grazie auguro ancora, ogni grazie bene per il nuovo anno. Collegata, grazie ancora. Professor Crespi, invece, appunto, dando uno sguardo, abbiamo parlato alla legge di bilancio e agli strumenti, ne abbiamo discusso a lungo anche sul MES, però non dimentichiamo la cornice del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'Italia finora come se l'ha cavata e che sensazione ha rispetto al governo sul ruolino di marcia che vuole imprimere alle riforme necessarie che si muovono poi su settori molto importanti? Prima veniva, si parla ormai un dibattito che va avanti da molto sul settore dell'energia, sul green, ma anche appunto in tutto il settore dell'innovazione che in realtà poi riguarda questa parola tanti aspetti diversi delle politiche pubbliche italiane e anche ovviamente gli investimenti da fare, dalla pubblica amministrazione a elementi che in qualche modo smuovano e innovino il mercato. Sì, il PNRR è stato concepito in un momento che era diverso rispetto a quello attuale, in un contesto diverso, e puntava principalmente sugli investimenti per la trasformazione digitale, l'innovazione e per la trasformazione, la transizione ecologica. Diciamo che nella sua analisi che abbiamo fatto anche come Centro Economia Digitale emerge che il ruolo del PNRR come fattore di trasformazione del paese non deve in qualche maniera essere perso, quindi il ruolo trasformativo degli investimenti che stanno nel PNRR deve rimanere centrale. Ora, nell'attuale assetto c'è un problema di esecuzione, quindi execution del piano molto rilevante, per quanto siano stati centrati, diciamo, gli obiettivi formali, insomma, no? Che hanno poi dato la possibilità di ottenere le varie tranche di pagamento, c'è un problema di implementazione che chiaramente sarà sempre più complesso e reso ancora più complesso anche dal mutato scenario. Per quanto riguarda l'aspetto relativo a innovazione tecnologica, ricerca, il PNRR doveva essere il fondo che in qualche maniera consentisse uno slancio al paese. Noi abbiamo di recente pubblicato una ricerca in cui facciamo vedere come i moltiplicatori di impatto delle spese in ricerca e sviluppo siano particolarmente alte, più alte negli Stati Uniti che in Europa, ma comunque sia alte, parliamo di un rapporto 1 oltre 4 in Italia, e quindi diciamo sono investimenti particolarmente rilevanti. Ora, in questa fase noi incontriamo due tipi di problemi. Il primo è questa fase di implementazione, è il fatto che sono risorse straordinarie
che vengono immesse nel sistema ex abrupto in qualche maniera e che spesso il sistema non è in grado di utilizzare in maniera efficace. Le faccio un esempio. È stato da poco pubblicato il risultato del piano Young Researcher, che è quello finanziato dal PNRR per, diciamo, il finanziamento di posizioni da RTDA, cioè sono posizioni da ricercatore triennale, in cui erano stati posti a bando 400 posti, sono state presentate 193 domande e se ne sono state assegnate 138. Cioè sostanzialmente c'è un sistema della ricerca che di fatto, essendo stato sottofinanziato per tantissimi anni, per certi versi non è in grado di assorbire le risorse aggiuntive in maniera efficace. E da questo punto di vista il tema in questo momento è quello di affiancare ai fondi straordinari del PNRR dei fondi ordinari che consentano da un lato aumentare la capacità di assorbimento di quelli straordinari, ma anche di non trovarci in una situazione in cui nel 2026 noi ci troviamo di fronte a un crollo dei finanziamenti, quindi diciamo una perdita delle risorse che sono state date. Ecco, per poi tornare diciamo alla stagnazione. Esattamente, e in questo senso la finanziaria attuale non offre, diciamo, una grande prospettiva, nel senso che non si vedono, diciamo, le risorse ordinarie incrementate per la ricerca, e su questo, diciamo, per esempio, c'è anche chi dice che non poteva essere, diciamo, questa forse la manovra di bilancio più probabilmente la manovra, diciamo, si ispira ai criteri di prudenza, no? E quindi, diciamo, qua c'è un ragionamento da fare anche sul nuovo meccanisimo di governance a cui e ci facevamo torniamo su riferimento, magari ci questo. torniamo. Esatto. Grazie, grazie professor Crespi. Professor Pammolli, appunto, torniamo su tirare il filo del bandolo sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e appunto sul tema e lo strumento del MES, serve, non serve, che cosa dobbiamo fare? Sul PNRR, il governo Draghi ha cercato di mettere una pezza, e lo ha fatto, dando poteri ispettivi prima e in generale, ma anche di definizione del quadro contabile di riferimento e di implementazione delle procedure alla Ragioneria Generale dello Stato. Quindi abbiamo garantito la correttezza formale di ciò che stavamo facendo, ma non era o non è stato ritenuto possibile correggere i vizi di fondo dell'impianto del PNRR, che si basava sull'idea che un ingente trasferimento di risorse giustificate dall'emergenza Covid, in realtà poi estese, diciamo, ricordiamoci che nella prima versione avevamo un foglio Excel con 900 righe e ci eravamo intrattenuti in radio a commentare l'importanza per lo sviluppo del paese di una riga che chiedeva diverse decine di milioni di euro per l'innovazione tecnologica nella molitura delle olive, Sì, questo che diciamo naturalmente poi è stato il sì, che era, disclaimer di diciamo, questo. penso, mi rimarrà un po' il cruccio di non essere riusciti a intervenire su questo, perché effettivamente sarebbe stato importante. Ma per riprendere l'esempio di Crespi, noi abbiamo alimentato proprio sul versante delle posizioni da ricercatori due condizioni. La prima è una sorta di bolla anomala, di ondata anomala, di posizioni che si aprono senza che ci fosse una domanda che nel frattempo si era formata e strutturata, ma anche senza che ci fosse un'offerta, perché non è stato neppure posto un requisito a queste call, cioè di avere un'apertura internazionale tale da usare il PNRR almeno per compensare un deficit storico della nostra università, dove i ricercatori con un PhD a Yale o a Chicago o in una delle migliori università italiane, se non sono italiani di rientro, si contano come mosche bianche. Quindi questo è anche una, come dire, un'idea che diciamo, ci sono i denari. Apriamo le posizioni e qualcosa c'è stata un po' di bulimia da parte di alcuni dei ministeri di spesa. E questa è una considerazione che volevo svolgere. Quindi, purtroppo sul PNRR non posso che far altro che confermare il mio scetticismo. Non credo che avrà un impatto sul PIL se non legato a questa onda anomala di risorse che sono immesse. Niente di strutturale, purtroppo. Sul MES, io credo che diciamo
innanzitutto devo dichiarare un po' una posizione di assoluta, come dire, considerazioni personali al riguardo, perché da qualche settimana svolgo il ruolo di consigliere del ministro Giorgetti, quindi è chiaro che non parlo a titolo di consigliere del ministro dell'economia, ma parlo a titolo di persona e di analista a titolo privato. Due considerazioni. La prima, trattato non è che riguarda l'abolizione del MES, riguarda l'approvazione di una configurazione nuova e la ratifica di una configurazione nuova, che tra l'altro introduce un passaggio importante che allarga il campo di applicazione del MES, allargandone l'utilizzo in caso di crisi bancarie, nel momento in cui ci fossero dei punti di crisi sistemica che dovessero richiedere appunto un'integrazione del Fondo Unico Europeo per le risoluzioni bancarie, no? Quindi questo è un primo elemento di possibile interesse, perché in caso di crisi sistemiche noi non dovremmo prendere dalle tasche dei cittadini, ma dovremmo poter utilizzare il MES. Il secondo elemento obiettivo è il fatto che contestualmente all'approvazione del trattato o alla ratifica del trattato, qualche riflessione su come utilizzare il MES anche come strumento di prevenzione delle crisi, oltre che come strumento di recovery, può essere utile. Ci sono state riflessioni anni fa, poi qui abbiamo Cosimo, che è stato capo del rischio del MES per diversi anni, quindi sicuramente mi bacchetterà, ma ci sono state delle riflessioni anni fa sull'uso, ad esempio, possibile di una quota piccola a piacere della tesoreria del MES per costruire per alimentare una garanzia europea che possa facilitare investimenti di rilevanza, diciamo, appunto europea. Quindi non solo uno strumento di intervento a fronte delle crisi, ma anche uno strumento che possa ampliare e amplificare la capacità di fuoco di una facility fiscale attraverso l'uso di strumenti finanziari e della garanzia. Ultima considerazione. Noi siamo in una fase di incremento dei tassi di interesse e del tasso di inflazione, che porta necessariamente i mercati ad apprezzare il rischio, a dare un prezzo al rischio. Pensavamo di potercene stare nascosti sotto la sabbia con una situazione di, ricordate, zero lower bound, possiamo indebitarci perché tanto non costa, eccetera, eccetera. Questa stagione, come era prevedibile, come avevamo detto più volte, si è conclusa. E ci ritroviamo con un debito pubblico post PNRR che veleggia oltre il 150%, quindi c'è una forte vulnerabilità del paese. Mm-hmm. Allora, da questo punto di vista, accanto alle riflessioni sul MES, è necessario che il paese si doti di tutte le ricette per avere una sana condizionalità sulle scelte di investimento e di spesa che fa, in modo tale da poter tranquillizzare i mercati, ma soprattutto da poter fare in modo che la spesa pubblica sia una spesa, come dire, che non va ad alimentare il deficit dell'anno che verrà di Lucio Dalla. E allora, last but not least, Cosimo Pacciani, appunto, esperto di rischio appunto, in generale, il tema, ovviamente capo della ricerca di Poste Italiane. I temi che abbiamo cercato di sbrogliare da questa matassa tirando questo bandolo sono stati diversi. A te la scelta, con quale di questi, diciamo, concludere? Qual è, diciamo, l'elemento secondo te più difficile da maneggiare per questo governo? Sì, no, innanzitutto parlo su base personale, come ha detto il professor Palmolli, anche sulla base, anche, diciamo, su base esperienziale, mi permesso. Sono stato per 6 anni capo del rischio e quindi, diciamo, le situazioni che conosco molto bene e che comunque di cui non vedo, diciamo, né una crisi né una necessità in questo momento di riconsiderarmi un po' quella che è la natura. Poi si può discutere sui dettagli, ma sulla natura del MES ricordiamoci che è nato in realtà, il MES è nato 10 anni fa, l'FSF, il primo intervento. Stessa struttura è nata nel 2010, un momento nel quale c'era la necessità di trovare tutta una serie di meccanismi, di strumenti che fermassero quello che si chiama la spirale o il rischio di contagio, in quel caso dal sistema bancario ai paesi sovrani e poi ai cittadini europei,
e in quel momento gli interventi furono appunto una serie di primi interventi a livello, diciamo, bilaterali, o magari non molto, che non portavano gli effetti voluti. Il MES nasce, cioè FSF, poi il MES nascono in linea con quello che ha fatto la BCE con Draghi e il quantitative easing, nascono per fermare questa spirale, che in quel momento sarebbe travolto non solamente le banche, ma anche i contribuenti e i paesi europei. Una spirale che è stata fermata prima che arrivasse alle sponde, diciamo, nostre, che però intanto, diciamo, quella specie di maelstrom aveva già travolto una serie di paesi europei. Quindi il MES è nato in quel periodo, è tuttora vivo perché il MES gestisce circa 300 miliardi di emissioni di titoli, gestisce insieme al momento circa 250 miliardi di euro di prestiti fatti ancora a Spagna, Grecia, Portogallo, Cipro, Grecia. Quindi in realtà è un'istituzione che è diventata nel tempo un meccanismo di trasmissione o di riduzione delle crisi sistemiche, e tutt'oggi se ne assolve questo scopo. Come si sta a fare in parte un po' anche la Commissione europea con le missioni fatte per il Recovery Fund. Per quello, insomma, è anche importante quell'aspetto. Da una parte c'è la parte, speriamo, più fiscale di questo tipo, in cui messa a questo compito, dall'altra parte degli investimenti, del supporto, cioè dalla parte la BEI, e poi c'è invece dalla parte degli interventi appunto fiscali, c'è la Commissione europea. Quindi il MES ha tutt'oggi questo compito. Cioè, come pensare che abbiamo creato, cioè, perché il tema non è che abbiamo costruito una centrale di pompieri e oggi la vediamo lì, magari è stata obsoleta. L'incendio del 2008, 2010, 2012 sta ancora andando avanti, anche se in maniera molto più. E quindi l'istituzione europea, che ha permesso ai paesi europei di finanziarsi al tasso AAA quando erano a un passo dal default, e qui ci penserei bene a cambiare quella logica di cacciare e trasformare un rischio in un rischio minore. Questo è il primo aspetto. Sulla riforma, diceva prima bene il professor Pamolli, la riforma amplifica un attimo le capacità di monitoraggio del MES, è importante perché se vuoi essere quello sia un meccanismo di prevenzione, deve essere capace degli incendi, se no alla fine mi vede sempre quando è troppo tardi. Primo aspetto. Insieme comunque al Parlamento, alla Commissione, alla BCE. Non è che il MES ha un potere, anzi, il potere del MES è molto limitato dalle istituzioni europee. Esiste il tema dell'accountability, quello c'è sempre stato, perché è un'istituzione dell'Eurogruppo, però come diceva prima la signora che è intervenuta, voglio vedere come si riesce a cambiare, perché per fare quello che diceva lei, va cambiato il trattato dell'Unione Europea. Se ci avevamo messo 2 anni a cambiare il trattato del MES, per quello dell'Unione Europea lo cambierà forse mia figlia quando andrà in pensione, perché in realtà la tempistica è anche questa, quindi bisogna tener conto anche a volte quello che si chiede rispetto a quello che è fattibile. Sulla riforma, secondo me, si tratta a questo punto di una questione politica, perché le questioni, diciamo, pratiche e logiche per le quali il MES 3 anni fa ha incominciato questo percorso di riforma sono ancora valide, anzi sono più valide oggi, nel momento nel quale, dicevate prima tutti, i mercati stanno tornando a regimi di prezzatura del rischio, chiamiamoli tradizionali di prima, non lo so, perché stiamo entrando in un mondo nuovo. In realtà, se vedete la curva dei tassi, è in questo periodo, penso nessuno di noi l'abbia mai vista di questo livello da quando queste informazioni sono state registrate. Quindi c'è un tema comunque di cambiamento delle condizioni macroeconomiche e finanziarie in cui avere una centrale di pompieri che funziona magari ci fa piacere piuttosto che cominciare a discutere la natura. Appunto, e poi ripeto, il MES, il prestito, l'ultimo prestito della Grecia lo ripagherà nel 2061, quando io avrò nel 2051 ne avrò 80 anni, quindi spero di vedere la Grecia ripaghi anche per quello. Un po' come i debiti della Lazio, quasi. No, poi ecco una cosa velocissima. L'affondo finale di Pamolli. Questo momento, il mercato sono cambiate, diventate molto più estreme, quindi bisogna stare attenti perché non si sa mai dove possa arrivare la prossima mese. Va bene. E intanto grazie, abbiamo finito il tempo a disposizione. Io ringrazio moltissimo tutti i nostri ospiti per essere stati con noi. È sempre un piacere avere, diciamo, dei ragionamenti così intelligenti e partecipati qui al Bandolo, qui su Radio Radicale. Grazie a Camilla Conti, Francesco Crespi, grazie a Dino Pesole, Fabio Pamolli, Cosimo Pacciani, c'era con noi anche fino a poco fa Monica Frassoni. Per quest'oggi, per questo Bandolo qui su Radio Radicale, è tutto. Appuntamento alla prossima settimana. Grazie ancora.